Si affida al turnover mister Guido Di Fabio, che cambia 3 undicesimi rispetto alla gara pareggiata a Genzano, inserendo dal primo minuto Foglia e Manari. Partono dalla panchina di Ruocco e Emili. Al posto dello squalificato San Severino c'è Morganti, in avanti spazio ancora Fagioli. Tre gialloblu oggi in maglia bianca, c'è Ruggeri al centro della difesa nel 3-4-1-2 iniziale. A centrocampo l'ex Francavilla e notaresco Francesco Mele, in avanti Guida a supporto di Mercai e Salatino. I primi a provarci in avvio sono gli ospiti, con Mele che dalla distanza prova la conclusione facile presa del portiere. Al 9° minuto brutto fallo di Mercai su Terrenzio, con l'attaccante ospite graziato dal direttore di gara. Lo stesso attaccante albanese si rende protagonista al 16° di un tocco Galeotto con un braccio in area di rigore, ma a campo basso di Formia fa continuare tra le proteste dei padroni di casa. Cresce la pressione dei nero-verdi, costringendo alla difensiva il vasto Girardi, andando vicino alla rete al 19° con Tegidio, che dalla distanza prova la conclusione sul secondo palo con Guerra, che non si fa sorprendere e mette in angolo. Faticano i molisani in questo avvio a tenere il ritmo dei padroni di casa e tremano al 26° quando Terrenzio, da azione d'angolo, tocca quel poco che basta per indirizzare in porta, ma Guerra è ancora attento. Provano a mettere la testa fuori i molisani quando protestano per un atterramento in area di rigore su Mercai, ma anche in questa occasione il direttore di gara fa continuare. Pericolo per i neroverdi al 38° quando Natale si fa sfuggire la presa su calcio di punizione battuta da Ruggeri, ma la difesa in qualche modo riesce a spazzare poi sulla linea. Prima del finale occasionissima per il Castelnuovo, con il nuovo arrivato Manari che prova a giro sul secondo palo con la sfera che finisce di poco fuori. Nella ripresa nemmeno il tempo di riprendere posizione che il Castelnuovo passa in vantaggio. Azione insistita sulla destra con De Gidio, che serve Croce, bravo a vedere l'inserimento dalle retrovie di Foglia, che di testa insacca alle spalle di Guerra. La gioia del gol però dura solo un paio di minuti, quando Mercai taglia la difesa nero-verde e si invola verso la porta avversaria, riuscendo a trafiggere l'incolpevole Natale. Proteste in questa occasione dei difensori che chiedevano il fuorigioco dell'attaccante molisano. Partita piena di emozioni e il Castelnuovo ha subito l'occasione di tornare in vantaggio al 7° minuto con Sec, bravo a farsi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, ma la mira del classe 2002 del Senegal è imprecisa. La dura legge del calcio, ovvero gol mangiato, gol subito, si materializza al 17° con Mercai, che chiede ed ottiene il triangolo da Minchillo e poi fulmina con il mancino Natale per la doppietta personale di giornata. Come a Genzano, il Castelnuovo deve inseguire ed è sfortunato al 20° quando Croce, dalla distanza, si vede ribattere la sua conclusione sulla linea. I molisani giocano di rimessa e vanno vicino al terzo gol al 33° con il fantasista Guida, che prova a sorprendere dalla lunga distanza Natale fuori dai pali, ma la mira è imprecisa. Di Fabio scende la carta Sbarbati per dar più peso all'attacco e proprio sui piedi del calciatore capita al 36° l'occasione più nitida per arrivare al pareggio, ma il tiro non trova per questione di centimetri lo specchio della porta. Al 42° ancora i padroni di casa a provarci, questa volta con Di Ruocco, bravo a crearsi lo spazio per il tiro che però risulta debole e centrale. Ma le speranze di rimonta crollano definitivamente al 49° quando ancora Mercai manda sulla gara i titoli di coda, siglando la rete del 3-1 e coronando una bellissima azione personale. Amarezza al 91° in casa Castelnuovo, che con questa sconfitta casalinga butta alle ortiche l'occasione per riprendersi la vetta del girone. Umore differente per i molisani, che rosicchiano punti preziosi in classifica e si avvicinano al ridosso della zona playoff.